Parliamo ora dell'assolutismo. Dal punto di vista teorico, un importante autore a cui si può far risalire la dottrina dell'assolutismo è Jean Bodin, che nel 1576, 4 anni dopo gli efferati eventi della strage di San Bartolomeo, scrisse i Six Livres de la République, un testo di dottrina politica, i 6 libri dello sullo Stato, nel quale Bodin, come dire, sostiene la teoria della monarchia assoluta. Cosa si intende per monarchia assoluta? Si intende che il potere del re è considerato tale in quanto in qualche modo promana direttamente da Dio. Si dice che il re è tale per diritto divino. E quindi è legibus solutus, sciolto dai vincoli giuridici delle leggi e delle consuetudini del proprio regno. Non è tenuto cioè a rispettare alcuna legge e alcuna norma, anche consuetudinaria, preesistente, ma egli stesso è piuttosto la fonte delle leggi e delle norme del proprio regno. Egli è anche qualcuno che è superiorem non reconnoscens, qualcuno che non riconosce alcuna autorità sopra di sé, e in questo senso è sovrano. Sovrano significa appunto un potere che non ne riconosce un altro al di sopra di sé. Quindi viene fondato il concetto di monarchia assoluta insieme al concetto di sovranità. Dal punto di vista giuridico, il fondamento di tutto questo si trova nel Corpus Iuris Civilis ed è la famosa Lex Regia de Imperio. Secondo alcuni giuristi, anticamente il popolo romano avrebbe trasferito tutto il suo potere al detentore dell'imperium, cioè del potere supremo. Questo trasferimento, secondo alcuni teorici, come i monarcomachi cattolici, antitiranni del 400-500, secondo alcuni autori questo potere sarebbe stato un potere prestato dal popolo al re, e quindi la Lex Regia de Imperio può diventare un fondamento anche di una dottrina, quella che sarebbe stata elaborata successivamente, ma che era già implicita in alcune teorie antecedenti, come quella di Marsilio da Padova e di Occam, cioè la teoria secondo cui la sovranità promana dal popolo, in ultima analisi la sovranità risiede nel popolo, no? Teoria che poi sarebbe stata sviluppata in età molto più vicina a noi da Rousseau a fine Settecento. Perché? Perché appunto è il popolo, mediante questa lex, che trasferisce questo potere al re. Se si tratta di un prestito, in qualsiasi momento il popolo potrebbe riacquistare il potere che ha trasmesso. Ma nell'interpretazione di Bodin, di teorici dell'assolutismo, invece non è così, cioè la lex regia dell'imperio è una legge alla luce della quale il popolo trasferisce il suo potere al re per sempre. Si tratta non di prestito ma di donazione. Il re quindi è assoluto. Perché Jean Bodin sviluppa questa teoria? Perché appunto all'indomani, per così dire, della strage di San Bartolomeo, durante le guerre di religione, riteneva che si dovesse porre fine ai disordini e solo un potere centralizzato e assoluto aveva potuto ottenere questo risultato. Ecco quindi il senso di questa dottrina. Bene, in concreto però si realizzò subito l'assolutismo, no? Ci fu un tentativo da parte di Enrico IV, no? Che, come sappiamo, pacificò la Francia, da ugonotto si convertì e divenne cattolico, e emise, no? Nel 1598 l'editto di Nantes, in qualche modo un tentativo di questo sovrano, il primo della dinastia dei Borboni, di unificare la Francia all'insegna di una monarchia quasi assoluta sotto appunto di lui, ma questo tentativo non fu compiuto. Non si considera che Enrico IV, che si valse dell'apporto di un primo ministro molto abile, Sully, riuscì nell'impresa fino in fondo. E maggiore successo ebbero i suoi successori, Luigi XIII e soprattutto Luigi XIV. XIII in realtà non esercitò il suo potere direttamente, ma attraverso il famoso cardinal Richelieu, no? Il suo primo ministro, che già si era reso celebre durante l'interregno, cioè durante la reggenza di Maria de' Medici, no? Che resse la Francia durante la minore età di Luigi XIII. Maria era in visa ai nobili che tentarono di, in qualche modo, condizionare il potere, facendo convocare per l'ultima volta nella storia della Francia, nel 1789,
1614 gli Stati Generali, che poi per circa 180 anni non furono più convocati fino al 1689, poco prima dello scoppio della Rivoluzione Francese. 180 anni di sostanziale assolutismo monarchico, quindi, in cui non furono più convocati questi Stati Generali, cioè l'assemblea rappresentativa dei ceti, no? Cioè i nobili, il clero, i rappresentanti delle città. Una monarchia, diciamo, che si regge su un potere monarchico, che però è condizionato e controllato da assemblee come il Parlamento inglese o gli Stati Generali francesi o le corte spagnole, può essere considerata una monarchia cetuale. Non è una monarchia feudale perché c'è un potere centralizzato, ma è controllato e condiviso dal re e dai nobili, il clero e i rappresentanti delle città. Quindi è un potere sì centralizzato ma non assoluto e comunque non in capo al solo sovrano. Con la cessazione della convocazione degli Stati Generali nei regni di Luigi XIII, XIV, XV fino a Luigi XVI, che fu costretto, come vedremo, a convocarli alla fine del Settecento, si realizza compiutamente la monarchia assoluta, cioè i ceti non sono più coinvolti nella gestione del potere. Bene, durante la reggenza di Maria de' Medici ci fu l'ultima convocazione degli Stati Generali durante la minorità di Luigi XIII. Con l'acquisizione del potere da parte di Luigi XIII, che fece tra l'altro assassinare il favorito di sua madre, Concino Concini, in viso alla nobiltà, ma anche a lui stesso, viene inaugurato la vera e propria monarchia assoluta in Francia, sotto, diciamo così, la forte, come posso dire, azione del cardinale Richelieu, il quale, come sappiamo, si mosse abilmente nella guerra dei Trent'anni favorendo gli interessi della Francia contro quelli di Asburgo, combatté gli Ugonotti e ridusse la loro autonomia con la sede di La Rochelle, cioè impedì agli Ugonotti di avere proprie piazze forti che rappresentavano una sorta di Stato nello Stato inaccettabile in un sistema centralistico assolutistico, pur lasciando loro una certa libertà religiosa, quella che era stata garantita dall'editto di Nantes, ma non più una autonomia politica, e aiutò il sovrano a consolidare le casse dello Stato mediante una politica fiscale centralizzata, resa possibile dall'azione degli intendenti, dei funzionari di nomina regia che operavano nelle province, cioè nelle generalità, riscuotendo le tasse e amministrando la giustizia al posto dei signori locali. Quindi già si ha una forte fase di centralizzazione, se vogliamo simbolicamente la resistenza a questa operazione di centralizzazione statale del potere ad opera di Richelieu è rappresentata dalla storia, no? Dei famosi Tre Moschettieri, scritta da Dumas nel 1844 e che è ambientata proprio nella Francia di Richelieu. I Moschettieri sono una sorta di metafora della, o rappresentazione della nobiltà riottosa che non accetta, no, di stare alle regole del nuovo gioco dello Stato centrale, che tra l'altro favoriva non più i nobili di spada, cioè l'antica nobiltà feudale di origine carolingia, ma i nobili cosiddetto di toga, la nobiltà di toga, cioè personaggi provenienti dalle file della borghesia che compravano gli uffici pubblici e che diventavano nobili appunto in funzione della loro azione amministrativa, cioè erano, come dire, al servizio del re che li rendeva nobili, li nobilitava. Questa nobiltà di toga fu a lungo avversata alla nobiltà di spada e in una serie di episodi che si concentrano durante le fasi di interregno. Durante il primo interregno, quello di cui abbiamo già parlato, durante il quale era reggente Maria de' Medici, vi fu una prima tentativo di una nobiltà di spada di rialzare la testa, soffocato, come ho detto, da Richelieu. Alla morte di Richelieu e anche nel 42, nel 43 di Luigi XIII, fu un secondo tentativo durante la reggenza di Anna d'Austria dei nobili di rialzare la testa. Prima, per la verità, rialzarono la testa i parlamenti locali, che non erano come quello inglese degli organi legislativi, ma erano degli organi giudiziari in cui si raccoglievano i borghesi che si sentivano tartassati. Questi tentarono di rialzare la testa, ma furono combattuti non da Richelieu, che era morto, ma dal suo successore, il cardinale Mazarino. E furono sconfitti. A questa fronda cosiddetta, cioè resistenza dei parlamenti, subentrò una fronda nobiliare della nobiltà di spada guidata dal principe di Condé, anche questa sfocata nel 50 nel sangue. Siamo negli anni in cui in Inghilterra si stava compiendo la rivoluzione, la prima rivoluzione, la guerra civile, e il parlamento è riuscito a scalzare il re, ma in Francia questo non accade. Il parlamento è meno importante di quanto lo sia in Inghilterra, un organo giudiziario non politico ed ha poteri inferiori. Vengono queste rivolte schiacciate e
Mazarino continua nella politica del suo predecessore, Richelieu, finché nel 61 il giovane Luigi XIV sale al trono, il famoso Re Sole. A questo punto, alla morte di Mazarino, Luigi XIV decide di non nominare più un primo ministro, diventa lui stesso il principale attore della politica del suo regno. Si vale di ministri molto importanti, tra cui Colbert, Jean-Baptiste Colbert, il ministro delle finanze, che attua una politica mercantilistica per favorire le merci francesi, per favorire l'esportazione delle merci francesi in cambio di preziose monete e metalli preziosi che voleva tesaurizzare, politica mercantilistica, ma sostanzialmente tutta la politica viene gestita dal sovrano Luigi XIV, il quale si fa chiamare Re Sole perché vuole concentrare su di sé tutto il potere, come il sole, no? È al centro del sistema. Quindi evidentemente Luigi, in qualche modo, come dire, inclina per una visione eliocentrica, no? In un certo senso. Ma comunque già dai tempi di Platone si pensava che il sole fosse comunque l'origine della vita e fosse un astro che illuminava la terra e il cui ruolo nel cielo potesse essere paragonato a quello di un sovrano nei confronti dei suoi sudditi. Quindi il Re Sole vuole questo tutto il potere, rinforza la funzione degli intendenti e, come ho detto, attua una politica economica mercantilistica per favorire la Francia contro gli altri paesi. In politica estera vuole fermare la Francia con una serie di guerre che però non hanno grandissimo successo se non quello di consolidare i confini e, come dire, evitare la frammentazione soprattutto dei confini. Ma l'obiettivo di Luigi non era quello di conquistare l'Europa, era quello di fare della Francia un modello per tutte le altre corti, un esempio, tale diviene, specialmente dopo la costruzione della reggia di Versailles, no? Tra gli anni 60 e gli anni 80 viene edificata questa reggia, simbolo del potere assoluto, che verrà, come abbiamo già accennato, imitata da altre regge, quella di Schönbrunn in Austria, quelle della Russia, quella reggia di Caserta per quanto riguarda il Regno di Napoli, eccetera. Per quanto riguarda la politica religiosa, Luigi qui decide di farla finita con gli Ugonotti, non per motivi strettamente religiosi, ma sempre per motivi politici, perché non voleva avere a che fare con soggetti che non fossero assolutamente ligi alle direttive regie. Facendo del cattolicesimo una religione di Stato, bisognava che tutti fossero cattolici. Ecco quindi che prima con le famose Dragonnade, azioni di persecuzione degli Ugonotti, e poi finalmente nel 1685 con l'editto di Fontainebleau, Luigi XIV impedisce qualsiasi pratica di culti che non siano quello cattolico, costringendo molti ugonotti all'esilio, perdendo quindi anche una serie di intellettuali, grandi mercanti, banchieri, figure che sarebbero state utili alla Francia, ma l'interesse di Luigi era quella per la uniformità religiosa. A questo fine anche combatte i giansenisti di Port-Royal, che erano dei cattolici dissidenti, con una visione che per certi aspetti poteva ricordare quella protestante. Luigi XIV vuole contrastare anche lo stesso potere del Papa, cercando di imporre il proprio controllo sulla Chiesa di Francia, così come nel secolo precedente i re inglesi avevano imposto il proprio controllo sulla Chiesa inglese fondando la Chiesa anglicana. In Francia si realizza qualcosa del genere attraverso la Chiesa cosiddetta gallicana, che però non è esattamente come quella anglicana, non è una Chiesa scismatica, si riconosce ancora l'autorità del Papa sul piano spirituale, ma sul piano giudiziario, politico ed amministrativo. Si vuole lasciare tutto il potere al re di Francia. Questi articoli che erano stati emanati al re per il controllo della Chiesa, però a un certo punto furono ritirati perché il re non volle andare allo scontro frontale con il Papa, l'alleanza col quale per lui era molto importante. Quindi abbiamo questa politica estera di potenza della Francia, consolidamento dei confini, l'affermazione della potenza della Francia come modello, una politica economica mercantilistica, che andava a competere con le grandi potenze commerciali del tempo, cioè l'Olanda e l'Inghilterra, pur non riuscendo in realtà a scalzare lo strapotere economico e commerciale di queste potenze, ma superando sicuramente la Spagna in piena decadenza economica, e sul piano religioso una politica di forte concentrazione. Ma soprattutto Luigi rimane noto, Luigi XIV, per il suo mecenatismo, il fatto di aver favorito l'arte, la cultura, la letteratura francese del tempo, che diventarono uno strumento di propaganda, e per avere isolato la nobiltà dal proprio territorio, sostituendola con i propri intendenti e concentrandola a Versailles, facendo sì che i nobili facessero la gara per attingere a dei privilegi che fossero forniti loro dal monarca.